Eccoci qua alla prima puntata del 2021 con Altalena di Letture! Con Null and Lucia Caponetto! Molto, molto bene. Domanda di rito. Come stai? Bene. Diciamo. Questa è la risposta di rito, per chi non lo sapesse, io e Null comunichiamo così. Io parlo mezz'ora e lui... Sì? No. No. Io cerco in tutti i modi di farlo chiacchierare, ma tant'è ci riesco raramente, vero? Perché lui è un ragazzo... Come ti potresti definire? Dai, dacci una descrizione di te, con tutte le interviste che hai fatto. Allora... No, in che senso? Cioè, devo parlare io? Ma non me la fai te? Come ok, dicevo. Allora. Non me la fai te? La domanda? No, la presentazione. Ah, no, vorrei che tu... Io introduco, aspetta, io faccio l'introduzione. Signori e signori, questa sera ho la fortuna di fare una diretta con un ragazzo che sta veramente spopolando su social, in televisione. Ovunque, lo vedremo presto in America, probabilmente con un film, no? Insieme a Sylvester Stallone. Allora, raccontaci un po' di te, facciamo finta che sia la prima volta, dai, raccontaci di te, chi sei, come stai, no, come stai ce l'hai già detto, bene. Vai. Allora, mi chiamo Null, ho 11 anni, quasi 12. Quindi, vai. Poi, allora, ho un canale YouTube da 3 anni. Mi ricordo ancora il mio primo video perché ho rinfrescato la memoria giusto ieri. E sono cresciuto. Poi ho conosciuto te. E ti ho cambiato la vita, vero? Sì, mamma mia. Sì, poi? Sì. E poi adesso siamo qui in live. Siamo qui in live. Adesso aspettiamo qualche occhietto che si fanno un po' desiderare, perché siamo un occhietto. Chi è l'occhietto che ci sta guardando? Sarà la mamma. Aspettiamo. Guardiamo un po' di condividere la diretta, già che ci siamo, Lucia. E ci siamo live. Oh, ci sta già guardando Gabriella Doaggio. Sai chi è Gabriella Doaggio? No, chi è? È la mia mamma. Oh, me l'avevi detto. E ti ricordi? E ti ricordi anche mia sorella? Sì. Guardalo lì, ciao spioni, è arrivato Alessandro Borri. È il mio compagno delle medie, pensa un po'. Delle medie? Delle medie, ci conosciamo da qualche anno. Allora ragazzo, cosa ne diresti di cominciare un po', iniziamo un po' soft perché questi occhietti, io volevo aspettare magari l'autrice. Aspetta magari... un attimo, eh. Vai. Che voti prendeva a scuola? Erano belli? No. Come i miei? Come i tuoi no, posso già essere sincera e onesta io? Sì, sì, no. Sì, sì. Come i tuoi no, intanto aspetta che rispondo un po' agli amici. Intanto gli occhietti sono diventati 6, i commenti wow. Arrivano, ciao a tutti, buonasera, lo scrivo. Francesco scrive che ci seguirà in differita, diamo un abbraccio a Francesco che è uno dei nostri fan che ci seguiva sempre l'anno scorso, è un segreto, vedi Ale? Speravi che mi fregasse, invece no. Ascoltami caro, cosa più del lotto? Come dici, prendevi più di 8? Adesso. Dai, adesso. Più dell'8 credo di avere preso una volta 9 di una versione, ma dopo al liceo. Poi però mi hanno bocciato lo stesso.
Sì, ho preso di, guarda, me lo ricordo, di latino, quattro versioni, 6 al 7, 9, 3 al 4, 2 al 3. E mi hanno rimandato di latino. Quindi, cara mio, qui invece ho saputo che vai molto bene a scuola, che studi un Esatto. sacco, però studi tantissimo, non fai mai arrabbiare la mamma. Complimenti, perché devo dire che però sei proprio un bambino diligente, studioso. Ma sai la tua fortuna qual è? Che hai un gran talento, e quindi con quella faccetta lì, secondo me, convinci anche se non studi. Non è vero. Quindi studi. Cioè, Complimenti. sì. Allora Sì, sei cioè, no. fortunato, sei intelligente. Com'è che vai così bene che hai 8 e 9? Perché no? Perché, tipo, non so perché, ma io, tipo, c'ho un amico immaginario Ah, che ce mi l'hai prende. ancora? E certo, mi prende il libro davanti a scuola, me lo apre e io leggo. Leggo e quindi so tutto. Ho capito, ma anche il libro è immaginario o il libro si vede? No, il libro si vede, però è un po' più trasparente, quindi gli altri non lo possono vedere, ma io sì. Ok, mi hai convinto. Direi di cominciare questa puntata. No. Direi di cominciare questa puntata e di presentare il nostro libro di questa sera, no? Cosa facciamo? 3, 2, 1? Sì. 3, Number 3. 2. Number 2. Number 1. E come di migliore tradizione ci racconterà una trama molto divertente e interessante il nostro collega Bill. Di reparto? Nulla. Allora, Il collega di reparto, no. Vai. il protagonista è il nostro bambino Timothy Walton, che però già partiamo dal dire che è un vampiro. E questo sarà molto importante per la storia, perché intanto lui fa i suoi cicli da vampiro, quindi si sveglia di notte e invece dorme quando noi ci alziamo. Timothy però ha sempre un po' quella sfortunella addosso perché sempre si becca delle magagne. La sua ultima è una malattia, l'anemia. Che è strano che venga un vampiro, visto che si parla di sangue. Però non si sa come mai a lui è venuta e quindi già le persone normali, no vabbè. Poi è un vampiro, quindi direi che è in una situazione grave. E infatti viene mandato all'ospedale più famoso d'Inghilterra e penso anche il più bravo. Ma adesso incominciamo con delle letture di monologhi. Certo. Chi Allora, noi parte? credo di dover iniziare io questa volta. Sì, inizio io. Allora, intanto loro abitano al cimitero di Highgate, che è un cimitero bellissimo, londinese direi. Ci sei andata? Lo sono andata a guardare su internet. Ah, vabbè. È molto bello. E l'ospedale è Highgate Hospital, giusto? Esatto. Ma prima di andare in ospedale, cerchiamo di capire un po'. Le ali del pipistrello, che posto suggestivo, pensava tra sé il vampiretto, osservando i grandi mausolei in marmo bianco, rischiarati dalla fredda luce lunare, e le piccole lapidi in pietra grigia circondate da siepi e cespugli. E in effetti, miei intrepidi lettori, il cimitero di Highgate era davvero un luogo misterioso e affascinante. A differenza dei normali cimiteri di città, lì le tombe erano talmente vecchie che anche i parenti dei defunti erano quasi tutti morti, e i pochi rimasti in vita si erano sparpagliati per il mondo tanti anni prima. Di conseguenza, ai tempi della nostra storia, accadeva molto raramente, per non dire mai, che qualche essere umano s'aggirasse da quelle parti per portare un fiore o accendere un lumino.
Di fatto, l'antico cimitero di Highgate era territorio esclusivo dei vampiri. E la natura stessa sembrava confermarlo, specialmente in inverno, quando la nebbia avvolgeva le pietre tombali, così che le croci ricoperte di muschio parevano galleggiare sopra un mare bianco e spettrale. Da quella prima notte nella cripta erano trascorsi più di 150 anni, ma Timothy la rammentava come fosse ieri. E adesso che lo stavano per spedire in un ospedale dall'altra parte della città, il ricordo del suo arrivo ad Highgate si fece ancora più struggente. Sconsolato, il vampiretto tirò fuori da sotto il cuscino l'album di famiglia e iniziò a sfogliarlo con aria malinconica. Ben presto il suo sguardo cadde sulla fotografia scattata proprio la notte del trasloco. Timothy si ricordava benissimo che era stato il sindaco del cimitero, soprannominato il signor Tuttofare, a insistere per scattare quella foto. Miei cari nuovi concittadini, dovete assolutamente immortalare questo momento, aveva sentenziato tutto giulivo il primo vampiro di Highgate, un attimo prima di sparire dietro un complicato congegno fotografico di sua invenzione. Facendo attenzione a non rovinarla, Timothy estrasse la foto dalla pellicola trasparente in cui era infilata e la osservò con un nodo in gola. Eccoli lì, tutti e cinque davanti alla loro tomba con i volti pallidi e allampanati, i canini aguzzi e le occhiaie scure come fondi di caffè. In alto a sinistra c'era il papà, con le spalle robuste e la barba rossiccia appena spennellata di grigio. A destra al suo fianco torreggiava la mamma, con la pelle bianca come la neve e la bocca carnosa color rosso sangue. Proprio davanti ai genitori stavano in bella posa i gemelli, riconoscibili tra mille per il loro sorriso impertinente, i capelli neri tagliati corti alla maschietto e i bellissimi occhi gialli da gatto. Da ultimo, Timothy osservò a lungo se stesso. Anche se avrebbe voluto essere un vampiro grande e forte, in realtà era a tutti gli effetti un ragazzino eternamente undicenne, con il corpo snello ed inocolato, i capelli color rame, gli occhi arancioni e il nasone all'insù. Beh, in fondo anch'io sono riconoscibile tra mille, disse con una punta di ironia, pensando alla sua chioma color carota perennemente arruffata. E comunque questa chioma color carota tra poco toglierà il disturbo, aggiunse risentito, mentre rimetteva la fotografia dentro la pellicola protettiva. Poi, con un gesto di stizza, allontanò da sé l'album di famiglia. E dire che pochi giorni prima di ammalarsi aveva concluso l'anno scolastico con il massimo dei voti. Di certo non si aspettava di trascorrere le tanto meritate e agognate vacanze in una bara d'ospedale, lontano da tutti e da tutti. Davvero un bel premio, brontolò il vampiretto di pessimo umore. Da quando era arrivato a Highgate, Timothy andava alla Vampire High School, la scuola frequentata da tutti i vampiretti della sua età. Lì, i professori panciuti e maestre scheletriche tenevano da centinaia di anni corsi scolastici come chimica del sangue, botanica velenosa, matematica del volo e astronomia lunare. Fino all'anno precedente, il nostro vampiretto aveva sempre fatto il minimo indispensabile per non essere bocciato. Ma da quando era arrivata la signorina Monster, la più bella insegnante di leggende medievali che gli studenti avessero mai visto, la sua pagella si era miracolosamente riempita di V+, vampiro positivo, il voto più alto. Di fronte a un simile successo, persino la mamma era rimasta di stucco. Caspita, che super pagella! Poi le era sorto un dubbio. Timothy, sei sicuro di non aver copiato durante i compiti in classe? Ma cosa ti viene in mente, mamma? L'indignazione nella voce del vampiretto era stata talmente grande che la signora Walton, per una volta, si era ricreduta e aveva concesso ben tre regali: un mantello nuovo di zecca, un set di dentifrici per sbiancare i canini e Oliver, il pelosissimo ragno domestico. Probabilmente molti di voi lettori avranno arricciato il naso leggendo simili regali, ma dovete sapere che a Highgate questo genere di doni andava decisamente a ruba. Del resto, nelle tombe vampiresche non esistevano né la televisione, né il computer, né tantomeno cellulare o tablet, per cui i bambini vampiri, a differenza di quelli umani,
non ricevevano mai regali tecnologici. L'unico aggeggio moderno che si aggirava nella casa dei Walton era una vecchia radiolina del 1950 che i nonni di Timothy, quando lo venivano in vista, non smettevano mai di additare come uno strumento infernale. In realtà, l'unica diavoleria imputabile a quella della radio, ormai decrepita, era che gracchiava e ronzava quasi tutto il tempo, sputacchiando solo di tanto in tanto qualche canzone orecchiabile. Tuttavia, i nonni, diffidenti verso ogni forma di modernità, avevano accalappiato a quell'oggetto diabolico le colpe di tutti i guai del cimitero: la grandinata che rovinò decine di lapidi, il fiume fulmine che distrusse la tomba della signora Jupiter e persino il furgone del fruttivendolo che spargeva odore di aglio per tutto il quartiere. Timothy, neanche a dirlo, andava matto per la radio. Pensa un po' che c'era un'epoca, e peraltro ti posso dire che era la mia, nella quale non esistevano i cellulari. Io sono nata senza cellulare, capito? Tu immagini la tua vita senza il cellulare? Sì. E come la immagini? Senza videogiochi, senza cellulare, senza... Penso che andrei a giocare a calcio e leggere tutto il giorno questo. Ma lo fai già? Caspita, Sì. semmai che c'è uno sportivo, calcio, cavallo, lascia perdere che adesso questo periodo purtroppo ci ha segato un po' le gambe, no? Però tu sei già un ragazzino che fa decisamente tante cose, no? Prova a immaginare davvero per un attimo, io penso, io mi sentirei persa adesso e mi chiedo come facessi prima, poi credo che, ad esempio, mi è capitato qualche volta di dimenticare il cellulare a casa, no? Io sempre. Caspita. Ah, vedi, io A invece metti che scuola, lo uso la anche per settimana che lavoro, non ho cellulare. però a scuola meno male, invece a me il No, si può cellulare serve usare per fuori, fuori può si può usare. usarlo, Sì, ah, fuori si può fuori, usare. sì, me fuori, E però beh, io sono, fai che comunque sto un'ora fuori, più o meno, ad aspettare. Io sono un'ora fuori ad aspettare. c'è da dire che in quest'ora se tu non avessi il cellulare leggeresti. Sì, Vero? per Bisogna forza, un po' in effetti ragionare su questa cosa. Bisognerebbe ogni tanto dimenticarsi il telefono a casa, magari non in settimana quando io lavoro, perché se mi chiamano per lavoro poi è un guaio, e non rispondo. Però vabbè, torniamo al nostro romanzo. Mi piacerebbe, prima di cominciare a fare i nostri meravigliosi dialoghi che ne abbiamo preparati un bel po', vero? sì. Mi piacerebbe parlare un po' di questo romanzo. Sai che io sono quella delle recensioni emotive e tu sei quello delle Esatto. recensioni. Allora, abbiamo due possibilità. La prima è che ne leggiamo un po' e poi faccio la mia recensione emotiva. La seconda è che Fallo comincio un po' adesso. Lo vuoi fare adesso? Lo adesso. facciamo un Fallo po' adesso e un po' dopo, dai. Allora, in questo romanzo, anzi, che cosa mi è piaciuto moltissimo di questo romanzo? Innanzitutto il linguaggio, perché è un linguaggio fresco, un linguaggio giovane e soprattutto è un linguaggio vampiresco, perché spesso ci sono delle frasi che mi fanno morire dal ridere, per tutti i gufi, me le sono segnate, aspetta, per mille falene, non sanno che gufi pigliare. Chiaramente usa lei tutti gli animali notturni, no? Ricordiamo l'autrice che si chiama Manuela Bassetti e che è anche colei che ha illustrato il libro, che non è così comune, è vero? Io mi ricordo un'altra autrice che scrive, ha scritto una fiaba per bambini e se l'ha illustrata lei, che si chiama Valeria Corciolani. Però altrimenti di solito non è così comune che se la cantino e se la suonano, non mi piace dire a meno. E quindi complimenti a Manuela Bassetti, perché davvero, a parte che ha fatto dei disegni bellissimi e quindi ci sono le illustrazioni con questi vampiretti che adesso poi spiegheremo, perché dovete sapere che il nostro amico Timothy va in un ospedale pediatrico, no? Quindi ci sono tutti i bambini, vampiretti, piccoli, piccoli vampiretti, e conoscerà un sacco di persone. La prima con la quale farà amicizia sarà Sofia. E io direi che potremmo leggere un po' Sofia e poi andare avanti con le recensioni. La prossima magari la fai tu. Ok.
Ritroviamo la pagina. Pagina 69. Olè. Io sento ogni tanto un rimbombo pazzesco. Non è il cellulare acceso, tu, vero? L'hai lasciato a casa il cellulare. Oh, sei a casa. No, però ce l'ho a 2 piani di distanza, quindi non penso. Ah, forse secondo me sta guardando dall'alto e ci sta comunicando qualche cosa. Dobbiamo stare attenti, eh? Perché la tecnologia... Ci ascoltano. Dobbiamo stare attenti. Allora, sei pronto? Pagina 69? Sì. Incomincio ready? Io. No, incomincio io. Ah sì, caspita, bravo, incominci tu. Che stavi a dire? Lucia, sorry. Di fronte a lui c'era una vampiretta che lo stava fissando con un sorrisino beffardo stampato sul volto. Timothy arrossì fino alla punta delle orecchie, capelli neri lunghi fino ai fianchi, occhi color ciliegia incorniciati da occhiali profondi, pelle talmente bianca da sembrare di porcellana, corpicino avvolto in un vestitino rosso sangue e in stivaletti marroni intrecciati sul davanti. Era la creatura più carina che avesse mai incontrato, persino più carina di Jenny, la vampira più popolare della scuola. Timothy avrebbe voluto dire qualcosa, farsi vedere brillante, spiritoso, invece restò muto come un allocco. Maledetta timidezza, proprio non ci sapeva fare con le donne. Ciao, io sono Sofia Miller. Tu devi essere quello nuovo. Mi chiamo Timothy Walton. Beh, dal salto che hai fatto direi che ti ho spaventato a sufficienza. Spaventato io? Ma figurati, è che mi hai colto di sorpresa. Se lo dici tu. E dimmi, come mai sei qui? Allergia al pelo di pipistrello? O reumatismi da umidità? Cari ai canini? Anemia. Allora sei un tipo delicato. No, sai, ormai sono in via di guarigione. Direi che ormai sto benissimo. E tu invece perché sei qui? Io mi sono fratturata il polso a scuola durante il corso di acrobazia in volo. Stavo per finire la giravolta, quando ho colpito il ramo di un albero con il braccio. Accidenti, chissà che male. Sì, mi hanno operata subito. Ah, quindi sei per tornare a casa? Il chirurgo vuole assicurarsi che le ossa si siano saldate nel modo giusto. Come minimo dovrò rimanere qui un'altra settimana. Oh, mi dispiace. Ebbene, dimmi un po', Timothy Walton, cosa ci facevi in giro di soppiatto a quest'ora? Davo un'occhiata qua e là, sai, ci si annoia a stare sempre in camera da soli. Se vuoi, puoi unirti a noi. Noi? Ma noi chi, scusa? Stanza 9, a mezzogiorno in punto. E non farti beccare, eh? In breve tempo raggiunse la fantomatica stanza 9. Prima di continuare, però, andiamo a presentare i vampiretti in ospedale, perché dovete sapere che a breve Timothy farà amicizia nella stanza 9 con degli altri vampiretti, ognuno con qualche cosa di un po' particolare. Esatto. Per esempio, tu ti ricordi come si chiamano? Alcuni sì. Dai, prova, tu mi dici chi ti ricordi e io ti dico che cosa aveva. Che io ti dico allora, che male ha, se no te lo dico io. No, me ne ricordo uno. Sofia, dai, Timothy. Sofia. E Timothy? E poi? Allora. C'è Carl. Carl, che è piccolissimo, occhialuto, appassionato di libri, e infatti dentro la bara ci sono un sacco di libri, e proprio lì perché è piccino, soffre di altezza, di mancanza di altezza, allora i genitori l'hanno ricoverato sperando che si possa fare qualche cosa per lui. Poi c'è Sam, te lo ricordi Sam, che è quello che mangia sempre le caramelle al sangue? Ah, sì. Sam è il vampiro in sovrappeso e infatti è in ospedale proprio perché vogliono riuscire a farlo dimagrire, quindi in ospedale per la dieta. Poi c'è George, che è altissimo, magrissimo, con un ciuffo che gli cade sugli occhi, sembra un po' uno Yorkshire. Infatti in ospedale
È Uno in ospedale per una Yorkshire? tosse. Sì, sai lo Yorkshire, sai qual è? Sono quei No, non ho cagnolini presente. piccoli che hanno tutti il pelo davanti, che sembrano proprio con tutto, non li conosci. Poi quando vai a vederli, perché sono molto carini. Beh, fatto sta che infatti è in ospedale perché ha una tosse secca ed abbagliante. La tosse secca ed abbagliante come farà? La tosse abbagliante? Caspita, quella è proprio abbagliante in effetti. Poi c'è Esteban, che invece, al contrario di Sam, non assimila un grammo, ma neanche niente, non c'è verso. Continua a essere veramente, veramente magro. E quindi gli fanno delle flebo di sangue, sperando che diventi un po' più grande, ma non c'è verso. Poi c'è il nostro Timothy, che abbiamo detto che è anemico, e poi c'è Sofia, che si è rotta il polso. Questi sono gli abitanti, tra Gli virgolette, abitanti. dell'ospedale di Highgate, ok? Allora andiamo Esatto. avanti a conoscerli un po' meglio, vediamo un po'. Quindi Timothy arriva nella stanza, ne arriva, si avvicina alla fantomatica stanza numero 9, accostò l'orecchio alla porta sperando di cogliere qualche indizio, ma che non si sentiva niente. Con mano tremante abbassò la maniglia. Posso entrare? È quello nuovo. Sei tu, Sofia? Sì? Però sbrigati a entrare. Subito. Accomodati, disse Carl. Sofia ci ha detto che sei in ospedale per anemia. Sì, ma adesso sto bene. Già, ci tiene a far sapere a tutti che ormai sta molto meglio. Carina, sì, ma che caratteraccio. Allora, a che punto siamo con il piano? E Seba doveva fare la guardia. Sam ha ancora la bocca piena. Per Dracula, ma lo sai che non devi mangiare? Come mai non deve mangiare? Beh, ma secondo te non vedi che è più tondo di una luna piena? È ovvio che è qui in ospedale per fare la dieta e invece si ingozza di nascosto di caramelle al sangue. Per favore, possiamo tornare a parlare del piano? E Sevan, allora, sei riuscito a prendere nota dei spostamenti di ieri notte? Sì, certo. Mi sa che quello nuovo è un po' confuso. Guardate che faccia che ha. Tranquillo, Timothy. Adesso ti spieghiamo tutto. Devi sapere che stiamo per scoprire il più grande mistero di cui sia testimone il Vampire Great Hospital. Il più grande mistero. Esatto, il mistero della stanza numero 20. La numero 20? Proprio quella. Beh, Beh, cosa avrebbe di tanto speciale quella stanza? il suo inquilino. Perché? Cos'è che non va al suo inquilino? Nessuno l'ha mai visto. Beh, magari sta molto male. No, qui c'è sotto qualcosa di losco, credimi. Ma anche se fosse. Ma che ce ne importa a noi? E dove lo metti il fascino del mistero e la sfida e il pericolo? D'accordo, vada per il fascino del mistero allora. Evviva anche quello nuovo dei nostri! In realtà mi chiamo Timothy Walton. Bene, Timothy Walton, devi sapere che il nostro Esteban ha trascorso tutta la notte nascosto dietro una colonna del corridoio. Così, appiattito dietro la colonna, Esteban ha preso nota di tutti i movimenti che sono avvenuti ieri notte intorno alla stanza numero 20. I medici sono entrati 8 volte in quella camera. 8 visite non vi sembrano un po' troppe per un normale paziente? È evidente che abbiamo a che fare con un paziente fuori dal comune, talmente fuori dal comune che lo tengono addirittura nascosto. Nascosto? E se fosse un mostro? Cosa, un mostro? Shh, volete farvi sentire da tutto il reparto? Ma quale mostro è mostro? Ringhiò Sofia. I mostri non esistono, lo sanno tutti, tranne voi due.
Non è vero. L'ultima volta che ho incontrato un essere umano mi ha urlato in faccia: "Mostro!" Prima di cadere a terra svenuto. Buah, gli esseri umani sono creature fin troppo impressionabili. Bastano un mantello e due canini per farli cadere a terra stecchiti. Oh, insomma, volete smetterla? Abbiamo cose ben più importanti di cui parlare. Per mille gufi! Ma il vostro piano esattamente in cosa consiste? Scoprire chi è l'inquilino della stanza 20, naturalmente. E capire perché lo tengono sotto chiave. Timothy proprio non capiva perché dovessero impicciarsi di fatti che non li riguardavano. Lui avrebbe fatto volentieri a meno di tutte quelle indagini, ma ancora una volta se ne guardò bene a dirlo. E il fascino del mistero gli avrebbe risposto all'unisono. Il gruppo c'era Sofia, quella vampiretta non aveva un carattere facile, ma gli faceva venire i brividi ogni volta che incrociava il suo sguardo. E di certo quelli non erano brividi di paura, si disse Timothy arrossendo. Allora, diciamo che qui riusciamo già un po' a capire che si creerà un legame, no? Un legame tra questi cinque, in realtà sei, meravigliosi vampiretti. Più Timothy sei. Perché? Bravissimo. Il punto è che c'è questo, desiderio di scoprire che cosa si nasconde dietro questa stanza numero 20. Approfitto per dire una cosa che non c'entra un piffero. Mi dicono dalla regia che si vedono i sottotitoli. Adesso io e te che siamo qui non li vediamo, ma mi dicono che su Facebook si vedono i sottotitoli. Adesso non era mai successo, non abbiamo cambiato nessuna impostazione. Se qualcuno fosse così carino da dirci se lo sa, come poterli eventualmente togliere, così almeno noi leviamo i sottotitoli con tutta la spiegazione, perché noi non abbiamo modificato nulla e quindi non abbiamo modificato Nulla. nulla e quindi non si capisce No! come mai. Non abbiamo modificato Nulla. nulla e quindi chissà come mai si vedono i sottotitoli. Allora, Mannaggia. adesso che abbiamo chiesto, perché fate più meglio, che così se uno non ci sente tanto bene, può comunque, no, approfittare e ascoltare, cioè meglio leggere anziché ascoltarci se non ce la fa. È vero, ci sono tanti, tanti sottotitoli, ma chissà cosa sarà successo questa volta. Andiamo avanti con la nostra recensione. Recensione. In realtà, bisogna che la recensione della quale la recensione che ho in mente io, bisogna che aspettiamo ancora un po', perché in effetti è dal momento in cui noi raccontiamo un po' il romanzo, per cui io posso poi raccontarvi qualche cos'altro, però per adesso abbiamo detto delle cose interessanti, cioè che la scrittrice ha una scrittura molto chiara, molto bella, che fa morire da ridere perché comunque riporta il linguaggio estremamente notturno, dal momento che notturni sono i suoi personaggi, no? Animali. E poi cosa ti viene, cosa ti farebbe piacere dirmi rispetto a questo libro? Che cos'è che ti è piaciuto? Allora, una cosa che mi ha fatto molto ridere Sì? e che tipo sono andato subito a guardare è una parola, anemia. Ti ha fatto Perché non ridere? sapevo, sì, perché non sapevo cosa vuol dire. Ah, vedi che si Sono impara una andato a cosa nuova. cercarle, infatti, perché io quando non so le cose le vado a cercare. Ho visto che è una malattia del sangue. E Esatto. allora ho detto, ah, mannaggia. Poi ho detto, ma è un vampiro, aspetta un attimo. Anemia, un vampiro, ma... Anche a me ha fatto ridere tantissimo questa allora mi cosa, sono devo messa a dire. ridere mentre leggevo il libro e non mi riuscivo a fermare. È vero, Questo è stato divertentissimo. in effetti è proprio simpatica questa cosa. E poi, invece a me ha fatto ridere moltissimo le caramelle al sangue. Mi faceva anche un po' effetto perché mi immaginavo questo che si mangiava queste caramelle. Però mi faceva troppo ridere il pensiero che c'è questo cicciottello che trova tutti i modi e maniere per riuscire a mangiare e quell'altra che gli dice sempre di tutto perché non vuole che questo ragazzino mangi, come dire, che si preoccupa un po' per lui alla fine, no? Sì. Non hai notato una Il bella legame solidarietà? del gruppo? Sì, si nota. Tu hai degli amici con i quali crei solidarietà? Ecco, è questo che volevo parlare.
Davvero? Vai allora. C'è un amico, indovinate come si chiama l'amico? Timothy. No, veramente? Ti giuro, non dico come si chiama T. Ma davvero? Ha mica i canini pronunciati? No, non penso, cioè, io devo chiedere. Magari sì, eh. Ed è proprio con quella persona che ho un legame. Più E quindi forte che vi con le aiutate a altre. vicenda, cioè come dimostri? Cioè... Esatto. Ci aiutiamo a vicenda, ci aiutiamo a fare i compiti, quindi robe da poco. Ah, beh, Robe da pochissimo. da Da poco. pochissimo. Da poco. Cosa Aiutarci intendi? a fare i compiti. Ah, Che fai lo non è che. spiritoso. Oh, cosa? Ah, No. che fai lo spiritoso. Cosa intendi che roba da poco? È una cosa bellissima che si fa nei compiti, Beh, no? insomma, cioè non è che ci aiutiamo Vabbè, poco. vi aiutate nelle cose della vostra età, che servono nella vostra età. Adesso è importante fare i compiti, più in là sarà importante aiutarsi sul lavoro e mano a mano, se crescerete e rimarrete amici, vi aiuterete nelle cose più importanti, ma alla tua età è importantissimo lo studio. Vero, Sì, tesoro? e lui ha i voti come i miei, un po' più bassi, però come i miei più. Eh sì, Allora lui sì, ha. allora lo aiuti un po' poco. No, come no? Cioè, Ah. come. Cioè, lo aiuto. Dai che posso far prendere 10, se no io mi sminuisco, capito? Quindi faccio un po'. Veramente una solidarietà fantastica, cioè gli fate sbagliare i compiti così lui prende meno e io prendo di più. No, no, io faccio fare giusti, ma non così tanto. Lui Ah, non pigliava 8 giustissimi. e io piglio 9, cioè io uno sempre in più di lui, capito? Ma Dovrebbe senti un essere po', così. ma sei competitivo tu, quindi? E Dipende in cosa. beh, ad esempio nella scuola. Nella scuola no, non mi interessa. Non Cioè sei mi competitivo, interessa, ma. No, hai appena detto, cosa dici no? però se cioè, dipende, tra i miei migliori amici sì. Sei Tra gli competitivo con i altri. tuoi amici? Migliori sì, gli altri no, chi se ne frega. Ah, beh, questa è che è interessante, sai, lo sai che hai detto una cosa molto interessante o Come hai avuto fortuna? Ma interessante. Come scusami, interessante. allora, normalmente uno è competitivo. Tu cosa intendi per competitivo? Non è che deve diventare una lezione di scuola, ma sono veramente curiosa di questo aspetto, perché per me invece vale il contrario. Allora ero curiosa di sapere un po'. Cioè, cosa intendi tu per competitivo? Competitivo è cercare, cioè in realtà non lo so se è brutto, perché è cercare di far sempre meglio dell'altro. Allora, è esattamente questo il significato, no? E allora, per esempio, a me, se io ho un'amica, mi scoccia essere competitiva con lei perché è una mia amica e non voglio sgomitare o essere migliore di lei, mentre di una persona di cui non mi importa, invece ci tengo, capito? Cioè, se non ho un legame di amicizia, faccio di tutto per prevalere. Se invece è una mia amica del cuore, mi piace pensare che siamo lo stesso, che siamo pari. E quindi è molto Esatto. interessante quello che tu dici, perché invece hai ragione, nel senso che con gli amici bisogna cercare di fare sempre meglio, a prescindere che siano amici, che siano meno, insomma, meno importanti nella nostra vita. Bravo ragazzo, mi piace come Più ragioni. competitività esiste Sì, come parola? sei perfetto. Mamma mia. Più competitività ce l'ho negli sport. Esatto, lo sport, caspita, bisogna essere competitivi. Io mi Esatto. arrabbio e basta. Sono competitiva, ma mi arrabbio quando perdo. No, io no, non. Cioè, Non ti arrabbi se dipende. perdi? Eh no, perché cioè, nel calcio devi essere più o meno indifferente. Cioè, se, perché nel calcio molti ti prendono in giro per farti innervosire e resti tu la partita nervoso. Quindi non ti devi far Certo. scalpire. Devi essere freddo. Caspita, hai proprio ragione. Hai proprio Prendo ragione. dal E migliore, invece da Ibrahimovic. l'hai visto ieri sera? Sì. E Ti è piaciuto? il Festival di Sanremo? Questo è il Festival di Zlatan. Che Sanremo? Ma no, veramente, scusa, sono io il direttore artistico. Come no, direttore è Zlatan. Zlatan, no, scusa, io ero convinta di essere io, scusami. Ma sei sicuro? Seconda regola,
Festival di Zlatan. Quanto è lungo questo palco? Non so quanto è lungo, adesso ho studiato 85 pagine di protocollo con le regole, ma questo sarà 19 per 6, non lo so, 19 per 6, non lo Non va bene. Deve so. No? essere 60 per 120, come campo da calcio, come San Siro. E quindi come facciamo adesso? Mandiamo via un po' di persone. Vabbè, per quello facciamo presto, non c'è nessuno. Non vorrei mica mandare via i musicisti, eh? È certo. Vabbè, saliamo un velo pietoso su questa meravigliosa, come si chiama? Su questo meraviglioso fuori programma. Comunque, complimenti perché sembravi lui. Se io avessi chiuso gli occhi, avrei pensato di essere al telefono con Zlatan, quindi bravissimo. Allora, cosa dici? Andiamo avanti, ti piace. Andiamo avanti con le nostre letture. Cosa dici? Così poi Esatto. finalmente possiamo fare una recensione super, perché guarda, ho scritto un sacco di cose e tra l'altro Wow. ricordami che ti devo chiedere altre cose. Allora, andiamo un po' a vedere. Nessuno ci dice come fare a togliere i sottotitoli, però c'è chi dice Marilena Parrinello, ciao, buonasera, ma non è un problema, dai, ci dice. No, non è un problema, però diciamo che insomma, questa novità che StreamYard ha deciso di fare a mia insaputa, insomma, no? Non ci Allora, piace. non ci piace molto. Allora, Non ci piace. andiamo un po' a vedere l'ultimo, direi. Che ore C'è sono? la Sì, parola. 19:12, siamo C'è la bravi. parola. C'è la parola, quella che pronuncio in modo perfetto con un inglese correggiuto. No, guarda, a me piace da matti come pronunci, ti posso assicurare che per me è bellissimo. Incomincio? Insomma, Incomincio? allora Sei direi arrivata? che potrei iniziare. Scusa, sono un po' distratto ogni tanto perché mi arrivano i messaggi mentre sono in diretta. Allora, hai ragione, hai ragione, hai ragione. È che essendo in diretta penso che Sgridatela! siano robe. Sgridatela nei Esterne, no, commenti! è che sono in diretta con te, vedi? E allora penso che siano robe legate a questo, mi agito un po'. Allora, Dovete andiamo sgridarla! avanti. Praticamente noi che cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo leggere un po' un pezzo dove riguardante la stanza numero 20, direi, no? Esatto. Abbiamo finito dicendo che Timothy si sarebbe unito al gruppo. Esatto. No? Allora, praticamente arrivano dalla stanza numero 20. Chi è là? Ciao, io mi chiamo Sofia. Gli altri qui con me sono i miei amici Carl, George, Esteban, Sam e Timothy. Siamo tutti pazienti del reparto, proprio come te. E cosa volete? Possiamo entrare un minuto? No. Ma dici almeno perché non vuoi? Perché no? Ma come sarebbe a dire perché no? Ti sembra una risposta sensata? Ho detto di no, no e ancora no. Va bene, fa come ti pare. Come si suol dire, a mali estremi, estremi rimedi. Ma che Dracula! Balbettò il piccolo conte, troppo sbalordito per arrabbiarsi sul serio. Abituato a essere riverito come un principino, non si aspettava certo che qualcuno piombasse nella sua stanza così, senza alcun permesso. Dal canto suo, Sofia avrebbe voluto dirgli qualcosa di amichevole, ma non ci riuscì perché fu subito investita da un fetore ripugnante. Pua! Esclamò di istinto, tappandosi energicamente il naso con entrambe le mani. Sì, lo so, ammise a testa bassa l'erede di Ronterberg, pieno di vergogna per il cattivo odore che aleggiava nella sua stanza. Vabbè, dai, no, non è un problema, un po' di puzza, non è la fine del mondo. Insomma, si può sapere cosa volete da me? Siamo venuti a conoscenza per caso della tua storia. E allora non sono affari vostri! Hai ragione, non sono affari nostri, però vorremmo aiutarti lo stesso. Se
vorremmo che anche tu potessi mangiare le gommose al sangue. È inutile! Nessuno può aiutarmi! Figuriamoci voi! Beh, a questo punto dici almeno come ti chiami. Sono William Frederick, unico figlio del conte di Rottenberg, ma a casa mi chiamano Willy. Noi vorremmo diventare tuoi amici, Willy. Io non ho amici e non li avrò mai. Ma perché? E non rispondermi di nuovo perché no, altrimenti ti rovescio la bara. E Perché non posso averne? perché non puoi averne? Per colpa di questi. Se volete sapere di cosa sto parlando, dovete leggere il libro e quindi comprarlo. Esattamente, perché qui c'è un mistero e ci sono questi, una cosa che si può dire finalmente è proprio che questi sei vampiretti cercheranno di aiutare in tutti i modi questo ragazzo, vero? Non si sa Esatto. perché, non si sa che cos'ha questo ragazzo, non si sa perché sia dentro all'ospedale questo piccolo vampiretto. Ma una cosa che traspare nel romanzo quando lo leggerete è proprio la profonda amicizia e la solidarietà che lega questi vampiretti. Chissà se riusciranno a convincere questo amico diffidente a diventare amico. E in più mi domando se, e lo chiedo a te, Lo chiede a me. secondo te, quanto è importante chiedere aiuto? O meglio, secondo te, chiedere aiuto è sinonimo di coraggio? È sintomo di coraggio o Sintomo. di sì, nel senso è indicativo, via, Ah, non so usare la ok. parola, è indicativo di paura o di coraggio? Il fatto di chiedere aiuto, secondo te, è positivo o negativo? Via, perché mi sono incastrata nelle parole. È bello brutto, insomma. Formulazione della frase è fantastica. La formulazione della frase sembri un premio Nobel. Positivo, ovviamente. Positivo. Quindi è importante chiedere aiuto, no? Anche Dipende. secondo me. Da che cosa dipende? Ogni volta mi freghi sempre. Da che dipende, come dice una canzone? Cioè, se tipo dipende da chi, a chi vuoi chiedere aiuto. Allora ti faccio la domanda. Big A una... ti brain. faccio una domanda. A un amico chiederesti aiuto? No. E perché no? Perché mi rimette ancora nei guai. Senza neanche farlo apposta. Non lo fa. Tipo lui mi dà così. No, infatti. Nul, devi proprio fare in quel modo. Faccio in quel modo una volta. Vuol dire che i tuoi amici non ti consigliano bene? No, io chiedo E tu? neanche, chiedo più alle persone che non parlano mai, quelle che non proferiscono parole in classe, io chiedo a loro. Perché pensi che invece loro siano più... Siano più. Cioè, pensi Più che di ti loro. possano dare una mano in più? Pensi che ti Sì, possano in aiutare? Hai capito? più. E chi è la persona della quale ti fidi più al mondo? Dipende. Non è possibile, dipende. Adesso io mi levo gli occhiali. Porca miseria, com'è possibile? Dipende, no? C'è una persona della quale ti fidi più al mondo, lo so anch'io chi è. È il mio migliore amico Ok. immaginario. Mi hai fregato. Preferisco non aggiungere altro perché sei stato fantastico. Come al solito, riesci a tirare fuori il meglio di te quando non lo sai. Niente, tutto bene, tutto bene. Andiamo avanti con il mio No. quadernino. Ecco, un altro pensiero importante. Vado. Non ci sono ostacoli che non si possono superare se ci si aiuta a vicenda, perché tu arrivi fino a un certo punto magari. Quell'amico tuo ancora un pezzetto, quell'altro ancora un pezzetto, quindi insieme si creano le condizioni per risolvere i problemi. Se mi dici dipende, chiudo la diretta. Eccole In realtà c'è dipende perché nel senso no. In realtà dipende perché, dai, vai, vai. Dipende perché
Se sei il più bravo della classe, metti storia. Storia bellissima. E tutti i tuoi compagni, tu sei il migliore dei tuoi compagni. Li metti insieme dal peggiore. Vai. Poi rimani lì. Cioè, non è che c'è uno sopra. Cioè, si ferma. Si ferma Capito? dove? No, non ho La capito bene. scaletta, se tu metti il meno bravo, aiuta, 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 aiuta. Quelli meno bravi non possono aiutare quello più bravo in quella materia. Magari in altre materie sì, ma in quella no. E Quindi. però in altre materie sì. Quindi E è chi se frega bello, in perché la scuola altre materie? che chi se ne frega, magari tu sei bravissimo in tutto, ma tu sei un caso particolare, perché un ragazzo che è Una volta ho preso bravissimo zero. zero, ma Sì. dall'amico immaginario. No, da prof. No, da maestra. Veramente. Ti ha dato zero? Sì. E come si è permessa? Boh, no, perché gli avevo riconsegnato. Come no? Devi dire che eri stato un po' No, un perché c'era asinello. scritto. Fai le frasi sul quaderno. Io ho detto, ma cosa devo fare? Devo rifare la risposta o riscrivere la domanda? L'unico anno che la nostra maestra era incinta, c'era supplente. Meno male che non si possono mettere gli zeri sul registro e c'è fino al 5 all'elementare. Meno male che mi sono beccato il 5, non il 0. Ah, hai beccato un 5, ma erano tanti anni fa. Terza elementare, o seconda, Adesso non mi che classe ricordo. fai? Prima media. E ti trovi bene con i tuoi prof? Sì. Domanda di legge, vabbè, scherziamo. E cosa ne pensi di leggere un po' di commenti, che siamo quasi sul finire della puntata? Adesso parlo in dialetto. Non so quale, Dai, me lo l'hanno chiuso. facciamo! Vai, Com'è che andiamo. parlavamo in siciliano? Con l'accento siciliano No, parlavamo, non ci verrà incomincio mai. perché non mi ricordo io. Ma neanche io mi ricordo. Ecco, dobbiamo vedere se qualcuno ha commentato questa puntata. Ok. Dobbiamo capire se è piaciuta. Vai, balla centrale, commenta. Incomincio io con i commenti. Allora, non trovo più i commenti. Eccoli qua. Allora, da dove partiamo? Dall'inizio. Partiamo. Dall'inizio però qualche cosa avevamo già letto, tipo Alessandro Esatto. Mordri ha detto che era un segreto, che non ti voleva dire se andavo bene a scuola. Lo No, ha detto che lo dice in privato. dice in privato, ma a me non te lo dice a te. È amico mio. Ma a me me l'ha detto, scusa, ma te lo dico in privato null? Null, non Ah, ha penso che detto sia. pure nulla. Mamma Mi mia, sa di come se sì. te lo dici? Andiamo a vedere, poi me lo dici se te l'ha detto. Andiamo avanti con i Ok. commenti. Allora, Alessandra Scaiola dice: nulla è un nerd. No, è una domanda. Nulla è un nerd? Può darsi? No? Può darsi? No. Poi? Dipende. Dipende, direi che è il leitmotiv di questa puntata. Marta Giaretti dice ciao. Sai chi è Marta Ciao! Giaretti? Marta Giaretti è una terapeuta bravissima con la quale ho iniziato una collaborazione. Abbiamo fatto una puntata che ti consiglio di guardare quando hai tempo su Facebook, sul mio profilo, dove abbiamo parlato del training autogeno per bambini attraverso le fiabe, attraverso le favole. È molto interessante e molto bello. Sono favole molto rilassanti che aiutano a levare lo stress dalla mente quando un bambino ha tanti impegni. E abbiamo già deciso cosa faremo la prossima puntata, ma ve lo dirò un po' più avanti. Ok. Poi Poi c'è c'è Alessandra Lucia Perini. Caponetto dice: "Ciao!" Ma chi è sta Lucia Caponetto? Sicuramente non è un haters, secondo me. Sicuramente è un haters, sono d'accordo, chissà se ha scritto qualcos'altro dopo, speriamo di no. Poi c'è Esatto, Alessandra speriamo di no. Perilli, che è la mia collega, che scrive ciao! E dove sei? Dov'è? Un po' più giù, un po' più giù. Da Bruno Volpi devi leggere tu. Bruno Volpi che dice: "Ciao, copia straordinaria!" Wow, grazie! Grazie! Poi c'è, guarda, questo qua lo mettiamo bello in risalto, che mi piace questa cosa. Yeee! Copia Wow! straordinaria! Poi Poi? Alessandra Perilli, quanto siete bravi! Grazie! Grazie! Poi c'è Nella Ceravolo che ci dice ciao! Poi Ciao! c'è Marilena che Poi c'è ci Marilena rassicura. Parinello e non era nessun problema i Il fatto sottotitoli, però che... danno Esatto. fastidio. Cioè? Poi c'è Nancy. No, aspetta, sono andato con. Sì? Nancy McFury che scrive: Scrive "Ciao!" ciao! Bene, E allora ciao direi che anche a te!
te e direi che siamo arrivati alla fine della nostra puntata, perché alla fine sono le 19:25, quindi siamo Ma stati perché io non dentro. posso scrivere nei commenti? Cos'è Oh sta mio cosa? cavolo, no, non si può con il cellulare, per quello che io tengo il cellulare, perché almeno posso rispondere, perché spesso dice, infatti dice, learn more, can't post comments to Facebook profiles. Quindi vuol dire che non puoi postare i commenti. E poi dice, impara di più, io sono andata a vedere, ma niente, non c'è verso. E quindi ce li facciamo a modo nostro. Sì. Comunque, io direi che questa puntata è andata. Chissà se l'autrice poi guarderà e cosa ci dirà. In ogni caso, possiamo vedere ancora un attimo il libro. Timothy Walton e l'ospedale dei vampiri. Le illustrazioni sono di Manuela Bassetti, l'abbiamo detto all'inizio, quindi Esatto. bravissima autrice e illustratrice. E cosa possiamo dire ancora? Dobbiamo fare la outro come la intro. Ah, davvero? Ciao, ci vediamo fra 2 settimane con un altro romanzo meraviglioso. Seguiteci e fateci sapere quando se comprerete questo romanzo se vi ha divertito come ha divertito noi. Ciao, nulla è tutto preso. Saluta, ciao ciao! Ciao ciao! Ciao!